Senti, tu lo sapevi benissimo quanto era importante per me questo spettacolo, no? Te ne sei andato così, sei scomparso, ti abbiamo cercato dappertutto. Dappertutto? Proprio dappertutto? And when to love is true, they still say I love you. Lover songs never overdate, it's full of passion, jealousy and hate. Premio Davide Donatello, miglior attrice protagonista, Giuliana Desio. L'intelligenza è di ostacolo a un'attrice, di solito, l'intelligenza. Secondo me l'unico ostacolo per un'attrice è la mancanza di talento, non ci sono altri ostacoli, assolutamente. Smetti con queste bacchette, smettila con queste bacchette. Ti spiego. Signore e signori, buonasera. Molti di voi si chiederanno per quale motivo io sono salito su questo palcoscenico. Dunque, io amo Chiara e Chiara ama me, credo. E dato non ci s'ama, la porto via con me. Sono contento di consegnare a Giuliana Desio questo premio perché, come diceva Petrolini, è un bel talento. E con questo premio io consegno a Giuliana anche una piccola responsabilità del futuro del nostro spettacolo. Giuliana Desio, alla volta buona. Sei ringiovanita? No, sei no, stupenda. Sono invecchiata. Ma per niente. Domani è il mio compleanno. Domani è il tuo compleanno? Sì. E perché non sei venuta domani e ci facciamo perché la festa? Perché domani sto in tournée, sto in teatro. Perché sei in tournée domani? Io sono sempre in tournée. Stupenda. È sempre in tournée Giuliana Desio. Il nostro trito a volte è acceso e noi ci chiediamo, Giuliana Desio, cosa trita e cosa tiene tra la messa di Pasqua con sua sorella Teresa? La messa di Pasqua con mia sorella Teresa? Sì, un'ipotetica messa di Pasqua. Certo. Oppure un picnic di Pasquetta con Haber. Prima di scegliere, ti faccio vedere cosa disse di te tua sorella un po' di anni fa. Prego. Io e mia sorella possiamo attraversare qualsiasi bufera perché abbiamo avuto la stessa infanzia. E quando hai la stessa infanzia e quando questa infanzia non è del tutto facile, poi puoi attraversare qualsiasi bufera insieme. E di bufere ci sono state nella vita? A voglia di bufere, ma devo tritare subito? No, perché ne parliamo ho una un certa po'. Urgenza di tritare qualcuno. Vabbè, se c'è urgenza io te le lascio e fai tu. No, poi si offende, non me ne frega niente. No, però. Se è urgenza di tritarlo. Con urgenza, grazie. No, vabbè, tritiamo dopo, te. No, no, ma tu fai come vuoi. No, questa è la trasmissione vostra, dovete dirmi voi quando devo tritare. Io l'importante è che so chi devo tritare. Mia sorella non la triterò mai, ovviamente. Hai sentito cosa ha detto? Una cosa così bella, così vera. La bufera più grande che avete attraversato? L'infanzia, l'adolescenza, fino a che non ce ne siamo andati, era bufera, perché a casa mia, insomma, non era una famiglia. Non era una famiglia, appunto. Non c'è stata famiglia. Poi ci sono stati separazioni, altri matrimoni. Mia madre si è sposata con un altro uomo, mio padre addirittura con altre due donne. Quindi una famiglia scoppiata non c'era. E poi in quei tempi mi sa che le famiglie, soprattutto al sud, erano unite. Magari anche fintamente unite, ma erano unite. Sì, però non c'erano divorzi. Mio padre e mia madre sono stati i primi proprio che hanno divorziato appena è venuta fuori la legge del divorzio. Però la famiglia non era una famiglia molto, i cui componenti erano, insomma, persone, diciamo, come posso dire, erano al di sopra della media da un punto di vista dell'istruzione, da un punto di vista dell'essere illuminati. Tuo papà è avvocato? Mio padre era avvocato, mia madre, diciamo, casalinga, ma però in realtà non è mai stata una casalinga. Mia madre era laureata in medicina, però non ha più lavorato quando è rimasta incinta. Queste erano cose che succedevano proprio a quell'epoca lì. Le donne magari studiavano pure, si facevano sedere così per studiare e poi alla fine si sposavano e quella diventava una tomba. Ed è sbagliatissima questa cosa. E forse quella tomba ha portato poi tua mamma ad essere
una madre un po' più fragile rispetto alle altre. Sì, assolutamente sì, questa è la lezione che noi figli abbiamo imparato da genitori infelici, perché soprattutto genitrici infelici, perché senza un'identità, senza essersi costruito un'identità professionale, una passione, qualcosa si era infelici. Quindi noi siamo state sparate fuori da queste donne infelici. Perché era infelice? Ma perché per questo? Perché non lavorava? Perché certo, tuo padre perché se n'era andato? Il lavoro, no, più che altro secondo me per il fatto di non essersi realizzata. Più che altro per quello. Non però aveva anche due figlie, non le bastava? No, non le bastava, perché lo credo che non bastino. Soprattutto se non hai proprio la vocazione della mamma, è ancora più non difficile. Non tutte le donne hanno la vocazione della mamma. No. E infatti, ecco, guarda che belline che eravamo io e mia sorellina. Quante volte avete visto vostra madre magari aver alzato un po' il gomito, visto che aveva questa dipendenza dall'alcol? Moltissime volte, poi negli ultimi anni, soprattutto durante le feste comandate, perché durante le feste comandate succedono sempre nelle famiglie delle tragedie. Ce l'ha detto Maria Rita Parsi, che durante le feste sì, è il momento più difficile per le famiglie. Un momento difficilissimo, anche perché molto spesso durante le feste tornano i figli che hanno vissuto altre realtà, che si stanno realizzando altrove, nelle città, che hanno vissuto un'altra atmosfera, e ritrovano quell'atmosfera dalla quale si sono allontanati, almeno nel nostro caso, dalla quale sono fuggiti. E come trovavate vostra madre? Intanto era rimasta sola, per cui ovviamente i genitori rimasti soli, soprattutto le madri rimaste sole, soffrono. Era rimasta sola, anche se in realtà si era risposata con un chirurgo simpaticissimo che io ho adorato. Però non gli bastava neanche questo, e quindi la trovavamo aggressiva, ce l'aveva con noi perché ce n'eravamo andate, perché tornavamo solo durante le feste comandate per qualche ora e poi ci davamo alla fuga perché l'atmosfera era pesante. E quindi sì, insomma, abbiamo vissuto un'infanzia difficile. Mia madre aveva questo problema con l'alcol, l'ho raccontato già altre volte, per cui dopo una certa ora non si poteva più ragionare con lei. Ma il problema era che quando ero piccola io non avevo capito che il motivo per cui lei cambiava a una certa ora era il fatto che beveva, perché io piccola non lo capivo che beveva, per cui io mi ricordo che cercavo disperatamente di beccare il momento in cui ancora c'era, perché poi da un certo punto in poi spariva, non c'era più. Quindi in questo è stato. A un certo punto però fa una cura? Sì, a un certo punto, siccome ha dei lutti, una serie di lutti, uno più grave dell'altro, nel giro di poco tempo si fa convincere da un medico a prendere un farmaco, uno psicofarmaco, e cambia. Ah. E improvvisamente mia madre parla, chiacchiera, ride con noi. E com'era? Un'altra persona. Io e mia sorella ci siamo detti, ma se avesse preso sto Prozac, scusate che faccio la pubblicità, un farmaco che anche forse fuori moda, perché all'epoca c'era il Prozac, la nostra infanzia forse sarebbe stata diversa, non lo so. Però è andata così. Detto questo, ci siamo, come sempre succede nella vita, forgiate tutte e due a combattere il duro dell'esistenza, insomma la durezza dell'esistenza. Ecco perché poi tua sorella dice, qualsiasi bufera poi noi la superiamo. E non è un caso che io te l'ho messo un po' a confronto, ma perché? Perché tua sorella, appunto tua sorella, e Abero però è stato insomma la persona che ti ha fatto capire che la sono recitazione pronta. Era però la tua vita. Ma tritalo, ragazzi, c'ha bisogno di tritarlo! Aiuto, mi triterà lui a me, io sto in tournée con lui adesso. Esatto, cioè domani lei sta con Haber, sì, capite, vabbè. In tournée. No, Alessandro, scusa. Alessandro, cioè, sei stato tritato. Tu capisci che non posso tritare mia sorella, no? Solo per questo. Però grazie ad Haber se fai l'attrice. Grazie ad Haber se fai l'attrice. No, è vero, questo lo so, l'ho detto tante volte. È stato lui che mi ha preso proprio per i capelli e mi ha trascinato a fare dei provini che io non volevo fare, che invece vinsi tanti anni fa. E la Rai, che è stata quella che mi ha... La famosa volta buona, io ce l'ho avuta una volta vera e me l'ha data la Rai con uno sceneggiatone di 8 puntate che si chiamava Una donna sulla vita di Sibilla Leramo, e io facevo Sibilla Leramo e fece 20 milioni di spettatori, pensa, questo sceneggiato. Bella questa cosa, la mia volta buona è stata la Rai. Eh sì, è vero, è stato così. Non è stato Haber che ti ha fatto fare i provini? Beh, sicuro, anche, la vita è fatta di ma intanto l'abbiamo tante tritato, tappe, quindi. L'abbiamo tritato. Ormai è andato Haber, quindi.
No, no, ma io gli sono anche riconoscente. Senti, ma dopo quei 20 milioni la prima sera, il giorno dopo, sei diventata subito famosa oppure c'è voluto no, il giorno, un po'? No, perché lì all'epoca era così, c'era il monopolio Rai, c'era soltanto Rai 1 e Rai 2. Certo. Quindi tu uscivi con lo sceneggiato della domenica sera, era seguitissimo, in più quello poi fece proprio fece un botto di ascolti. E io scesi, abitavo con Haber appunto in quel periodo, e scesi dal portone della nostra casa in una zona anche periferica di Roma, perché non eravamo ricchi, eravamo due giovani poveri, insomma, giovani, poi lui era meno giovane di me, ma eravamo giovani tutti e due. Scendevamo scendo da casa, vado a comprare il giornale come tutte le mattine, e dall'edicola. L'edicola era stata epurata dall'edicolante ed era stata presa in affitto da due paparazzi, no, i quali si erano nascosti sotto, per cui io vado per chiedere il giornale e mi salgono tipo burattini, sai come il teatrino dei burattini, due tipi armati secondo me di fucile, cioè non so perché io ebbi questa immagine estremamente aggressiva, invece erano due paparazzi che mi volevano fotografare. Tu ti sei messa in posa? No, io mi sono messa a piangere perché mi sono presa una paura terribile, per cui sono tornata a casa correndo e piangendo con Haber che diceva, non posso dire cosa diceva perché lui bestemmia. No. Però, no, infatti non ci penso nemmeno, no, no. Ma porco Giuda, diceva, ma porco Giuda, non lo diceva così, lo diceva in maniera più aggressiva, sei diventata famosa e piangi, com'è possibile? A me non mi chiama nessuno, ti chiamano tutti, a me mi chiama solo mia madre, diceva, vabbè, perché aveva fatto di tutto per farmi diventare famosa e poi quando è successo gli rodeva un po', capito? Gli rodeva? Gli rodeva un po', sì. Gli rodeva? Eh sì, perché non se l'aspettava che succedesse così in breve tempo. Stupenda questa cosa. Senti, a proposito di essere presa d'assalto, ti vediamo qui presa d'assalto da un'inviata speciale di nome Paola Cortellesi. Ma qui è tutto buio. Accendiamo la luce, per favore. E chi scopriamo? Eccola qua, Giuliana. Vedi? Ci posso credere. Stava sicuramente... Che stava facendo, Michele? Stava sicuramente provando una scena d'amore. Cucuzza, perché siete impazziti? Lei è una grande professionista, Senti, eh? È vero, Giuliana? Giuliana, sì. Te la prende. Mamma mia, siamo venuti a vedere Garante mentre provi. Garante della privacy, per favore. È fortissima, è napoletana, sì. Non è che c'è una di niente. Corro guaglione qua giù, voglio non aspetta più. Di tutto quartiere della sanità. Chi è questo bel ragazzo? Ma che te frega, vedere. Scusa, chi è questo ragazzo? Fatti vedere, Giulia, faccio vedere questo ragazzo, per favore. Vediamo. Lo vedi, si è portato a casa il lavoro, eh? A giudicare dal bicipite, 1,80 m, 1,85 m di lavoro si è portato, mica scima. Curre e va, gappa a terra, curre e va. Ciro. Paola Cortellesi scherzava anche sui luoghi comuni, sui napoletani, no? E diceva il mattacchione napoletana. Tu ne avrai incontrati, no? Sui set, vari luoghi comuni, sul fatto di essere del sud, salernitana, napoletana oppure no? Ma io non tanto, perché in realtà non mi sono mai posta come attrice napoletana. Questo non perché io sono da Napoli, però non volevo essere etichettata. Per cui io ho usato la mia lingua, credo, dopo 10 anni che avevo cominciato a lavorare. E raramente l'ho usata, anche se è una lingua meravigliosa che ti potenzia moltissimo dal punto di vista espressivo, però io non mi sono creata questo tipo di immagine. E adesso, quindi, cara Giuliana, qui davanti a te ci sono due personaggi che hanno avuto a che fare con la tua vita professionale e uno dei due dovrai tritarli, tra Mario Monicelli e il premio Oscar, sì, Lina Vertumiul. Ci vediamo tra 2-3 minuti e Giuliana De Sio deciderà, ci dirà crimine. Perché no. È un crimine, sì, 2-3 minuti, tanto te li consegno. Io ci sarò se tu vorrai. E qui siamo in diretta, sono le 15:20 con Fabrizio D'Alessio, col nostro hashtag La Volta Buona. Leggeremo gli X su Giuliana De Sio, il nostro Tritavolte. E attenzione, perché Fabrizio D'Alessio è tra mia suocera, quella vera, la signora Mirella, e Amelia Villano, che alcune volte è Belen, altre volte è Chiara Ferragni. Durante la pubblicità Chiara Ferragni ha chiesto se Giuliana De Sio è social. Sì. Ma se io sono un po' anziana, capito? Per cui sono su Facebook. Ma guarda, no. Per essere influencer non c'è bisogno di avere un'età, lo puoi fare sempre. Ah, ok, sì. Va bene. Ma cosa mi consigli? TikTok oppure allora, Instagram? Allora, ti consiglio entrambi. Però su TikTok ovviamente hai più possibilità, capito, di diventare virale. Sì. No.
Quindi devo diventare, quindi devo cercare di diventare virale su TikTok. Sì, tipo esatto. Devi raccontare delle cose pazzesche, devi fare delle cose pazzesche. Ah, devo fare anche cose pazzesche. Sì, Giuliana. Mi non basta mettere una fotografia. No, non più. Ah, è antica la fotografia. Sì, è antica, è antica. Infatti noi siamo un po' antichi e abbiamo messo due fotografie a confronto tra Lina Wertmüller e Mario Monicelli. Vorrei partire da Lina Wertmüller, quello che disse di te un po' di anni fa. Di Giuliana, non mi piace questa sensazione che lei ha, che è anche poi un pregio per altre cose, di essere sempre inseguita dalla finanza. Cioè lei vive come se la vita fosse corta, ma la vita è lunga. Lei mi sembra sempre che non riesca ad avere il tempo per apprezzare i larghi della vita. Della vita, Giuliana, è vero? Eh sì, la signora ci capisce. Sì, io sono un tipo che stai sempre un po' altrove rispetto a quello che vive al momento, no? Però del resto è un po' secondo me è una deformazione di noi occidentali, non riuscire a godere del momento. E io sono proprio purtroppo in prima linea in questa deformazione, non ci sono mai, sono sempre altrove, sono sempre spostata rispetto al luogo dove mi trovo. Pure strano, no. Perché tu sei una comunque che vive, una passionale, una che sul set, voglio dire, ha anche litigato con Gianni Amelio, si è anche presa a cazzottate. Allora, stiamo parlando di 40 anni fa. Cioè, sei una di polso. No, ma non è che il fatto che io 40 anni fa abbia avuto una lite con un regista, l'unica lite con un regista avuto in 40 anni di professione, sia il mio biglietto da visita questa cosa qui, perché diciamo che 40 anni fa sì, ebbi una lite che è passata alla storia, dopodiché non è successo più niente, sono diventata anche troppo mite. Però il discorso che stavi facendo sul fatto del non godere delle cose belle è un po' un mio difetto, non riesco a godere delle cose belle, però al tempo stesso ho innescato una marcia per cui quando mi succede una cosa brutta non la recepisco in maniera così forte, cioè mi proteggo dalle cose brutte. Adesso che hai vinto un premio molto importante, Leonora Duse, un premio importantissimo come attrice di teatro, cioè te lo sei goduto quel momento? Beh, io quel momento sono riuscita a godermelo veramente, eravamo al Teatro Piccolo di Milano, è stata una serata in mio onore, mi sono sentita riconosciuta, mi sono sentita gratificata, anche perché il teatro è un lavoro per cui insomma che sembra sempre che non fai niente, no? Quando magari scompari dalla televisione per qualche anno, sì, e la gente non fai pensa un film. Che tu stai sotto i ponti a chiedere l'elemosina. Invece no, è con Aber a teatro, stai 150 repliche, così. Sì, vabbè, no, ma poi insomma c'ho tutto un futuro di prossimi 3 anni di cose bellissime da fare in teatro. Ma non ti manca una serie? Mi manca film, moltissimo, ma io sono in attesa che succeda questo, sono in attesa che succeda questo. Mi chiedo perché non mi succede ancora. Perché non succede? Non ne ho la più pallida idea. Cioè, tu che sei stata super premiata, hai lavorato con la Wertmüller, Monicelli, insomma, speriamo che sia femmina, adesso abbiamo un pezzettino. Tutte queste donne che diventano registe, una come te, talentuosa, bella, non rifatta, perché pure questo, che alcune volte vediamo dei mascheroni al cinema. Non, guarda, mi fai una domanda che mi fanno tutti, alla quale proprio io non so rispondere, ci deve essere un dogma, ci deve essere qualcosa, che un segreto che io non ho scoperto. Forse non so, non sanno cosa offrirmi, forse non rientro in uno stereotipo, non lo so nemmeno, guarda, ti giuro, non so, proprio balbetto, non so cosa dirti, non lo capisco nemmeno io. Anche io avrei voglia di fare un film bello, oppure anche una bella serie televisiva. Io non ho mai disprezzato la televisione mi piace molto, mi piace fare della buona televisione possibilmente. Vabbè. E io l'ho fatta con i grandi registi, la televisione bella, l'ho fatta con Elio Petri, con Luigi Comencini, ho fatto televisione di tutti i tipi, il teatro della televisione, sei diventata un cult, non so, negli ultimi, adesso che Cesena va in serie B. Oddio. C'è la scena di te, sì, con Massimo Troisi nel letto, dove voi litigate, e Troisi si gira e dice: ma il Napoli si... Niente di meno, Napoli sta perdendo con Cesena. E tu vuoi litigare?
fare adesso che ci sono in stavo parlando in d'amore, stavo parlando, capito? Ed è, vabbè, quella è una scena che mi viene praticamente recitata quasi tutti i giorni della mia vita per strada dalle persone. Cioè, quando giocava il Cesena mi chiamavano i giornalisti, signore Sio, è urgente. Dico, che mi deve dire? Il Cesena sta giocando. Dico, a me che me frega. Cioè, si sentivano il Cesena, dove... preparati Giuliana, io te lo dico, il Cesena sta andando in Serie B. Ma è una cosa buona o una cosa cattiva? No, è buonissima, perché ora stava in Serie C. Ti chiederanno tutti di nuovo del Cesena. Sì, sì, ma ormai lo so che per tutta la vita mi parleranno del Cesena, io me ne sono anche onorata, voglio dire. E tornando al nostro Tritavolta, dietro la tua schiena ci sono le foto di la Bert Müller e di Monicelli. Ti vediamo nel film, speriamo che sia femmina, proprio diretta da lui. E dove dovevo andare? Sono anche incinta. Oh, Madonna. Franca! Incinta? Di lui? Sono incinta di un cretino. C'è altro? No, niente per ora. Un film di donne, ecco perché Monicelli? Oggi dire qualcosa sulle donne, che le donne, cioè noi riteniamo che sono più concrete, tutto sommato, più mature degli uomini, e che le donne che cercano negli uomini un appoggio, un puntello, qualche cosa le sostenga, in fondo poi non lo trovano mai. Buon appetito, Frank. C'ho una fame da quando sono incinta. Secondo me perché devo mangiare per due. Ma di un po', non avrei mica intenzione di tenerlo. Ma già che c'è, prima ci sarebbe stato un problema, ma ora, visto che si rimane qua. Tu che dici, Elena? Che vuoi che dica? Speriamo che sia femmina. Che cast, eh? Che cast. Speriamo che sia femmina. Che film, questo è stato secondo me l'ultimo film, grande film della commedia all'italiana proprio, l'ultimo capolavoro che sono fiera di aver abitato per un po', perché guarda, Bernard Blier, Philippe Noiret, Catherine Deneuve, Guy Bullman, cioè una roba, Atina Cenci, era un cast, Stefania Sandrelli, Lucrezia Lante della Rovere, tutti... E nei panni di una mamma? Che cosa? Il ruolo di diventare madre. Ma io l'ho fatta le mamme. Ho fatto le infanticide molto spesso, purtroppo. ma io sono abbastanza inquadrata, soprattutto dal punto di vista cinematografico o televisivo, per una serie di cose che ho fatto, in personaggi problematici, per usare un eufemismo. E a me mi va benissimo, perché sono i personaggi che tutti i grandi attori del mondo vogliono fare, sono quelli che ti fanno vincere i premi. E che problema che i personaggi forse nel cinema e nella televisione italiana non sono abbastanza problematici per me. Io ho bisogno del problemone. Cioè io... Alla francese? Alla francese, ma non solo francese. Ormai i conflitti interiori delle donne e anche degli uomini, ma insomma, abitano tutte le serie televisive che ci vengono da tutte le parti del mondo. Sono tutti personaggi anche un po' strani, personaggi che sono un po' buoni, un po' cattivi, non sono bloccati. Allora, nello stereotipo. Approfittiamo della tua, come dire, del tuo carattere per rispondere a due lettere che davvero sono state scritte. Ti ricordi Susanna Agnelli aveva la sua rubrica? Sì. A proposito di amori. Mm-hmm. E le rispondeva in una maniera molto particolare. Vediamo se la Desio supera l'Agnelli. Nella risposta. Allora, tipo, sono vedova da 6 anni e da poco ho deciso di convivere con un uomo anziano come me e anche lui vedovo. Lui contribuisce all'andamento economico della casa con all'incirca 1 milione al mese, ma dice che da me ne vuole almeno 2 milioni al mese, perché la mia pensione è più alta della sua e lui con la sua presenza mi fa compagnia e mi protegge. Cosa ne pensa? Oddio, ma adesso mi stai mettendo una cosa su un piano economico, che io non riesco mai a valutare le cose sul piano economico. Allora lui gli dà 1 milione, lei invece lui ne vuole... Però lui dice, tu hai la pensione più alta della mia, devi mettere più soldi al mese. Secondo me, cioè, già lei praticamente deve comprare la sicurezza che gli dà lui con un milione di lire. Questa è la tua interpretazione, lei si sente protetta. Lei lo dice, io mi sento protetta, quindi sono indecisa se accettare o meno. Che consiglio gli daresti? Ma io gli darei francamente di non prendersi neanche una lira da lui e di vivere soltanto con i soldi suoi, che sono abbastanza. Lo sapevo che rispondeva così. Sì, beh. Beh, l'Agnelli rispose, comincio a capire perché il mondo è pieno di lesbiche. Io andrei avanti, ecco. A
nostro Tritavolte, perché abbiamo Monicelli e una Bert Müller. Sì, vabbè, cosa fa Giuliana De Sio? Ma io mi rifiuto perché questi due sono stati come un padre e una madre per me, veramente. Illuminati, talentuosi, curiosi, spiritosi, affettuosi, caldi, geniali. Io, ecco, non li nego, il mio vero padre e la mia vera madre, ma se proprio devo avere un padre e una madre artisticamente, per quello che ho vissuto con loro, direi loro due. Addirittura Mario, quando viaggiavamo insieme, perché abbiamo viaggiato spesso per promuovere i nostri film, perché ne ho fatti due con lui, con Mario Monicelli, siccome lui non era conosciutissimo, era un regista, mentre io ero un viso più riconoscibile, ci fermavano e tutti quanti mi chiedevano: ma chi è questo signore che sta con lei, suo padre? E lui, mi ricordo che si divertiva a raccontare che era mio padre e raccontava episodi inventati della mia infanzia, e io lo adoravo quando faceva così, e pensavo: mi sarebbe veramente piaciuto avere un padre veramente così. Non tritiamo nessuno. Allora, aspettando il compleanno di Giuliana De Sio, visto che domani è il 2 aprile, oggi è il 1 aprile, pesce d'aprile, e con il professor Broccoli spieghiamo un po' l'origine del pesce d'aprile, e si parte dai Brutus. Tu sai chi sono? Sì, me li ricordo. Tu te li ricordi? Un gruppo famoso di di comicità demenziale. Sì. A te facevano ridere o erano troppo demenziali? Era un po' troppo demenziale. Vero? Per me. Sì, erano un po' anche dei mimi un po'. Erano sì, sempre. Vabbè, rivediamoli molto insieme. Ma che vuoi? Leva Ma lì da luna perché sei tanto triste, cos'è? Tu vuoi soffrire per me? Ma tu, ma lì da luna perché sei tanto triste, cos'è? Prima aprile, evocava Giuliana, evocava Monicelli, che amava scherzare, per chi l'ha conosciuto, chi l'ha frequentato lo ricorda fin troppo bene. Qui siamo proprio negli anni 60, quando lo scherzo, vedete, il povero uno dei Brutus prende lo schiaffo, Gianni, hai sempre una buona cera, ricordate Carosello, diceva, nonostante gli schiaffi che hai preso hai sempre una buona cera, ottima direi. E c'era Grey. Brava, vedi come siamo nati tutti. Sono anziana, purtroppo. Siamo di quegli anni, però voglio ricordare un momento che la parola scherzo, è una parola longobarda. Uno dice, ma come, questo comincia dai Longobardi. Prima aprile 568 entra in Longobardi in Italia. Lombardia deriva da Longobardia. Questi signori hanno lasciato delle tracce linguistiche nelle nostre parole. Scherzan, scherzare, e longobardo. Palca, palco, stinco, stile, sono tutte parole longobarde, quindi vuol dire che evidentemente questa cosa è rimasta con noi, e mi piace ricordarla, perché a volte noi dimentichiamo, legati all'oggi, dimentichiamo quello che è il nostro passato e non vediamo bene il futuro. Gli scherzi, quanti se ne sono stati fatti? Pesce d'aprile perché? A Firenze giravano queste stampe con un pesce finto, per cui dicevano: quanto offri per questo pesce? Naturalmente era una stupidaggine, un sempliciotto, e da quel momento in poi, per quale motivo si celebra in questo momento? Perché nella primavera, torniamo al teatro, il teatro nasce con i fescennini, sono queste feste popolari che si facevano proprio dalle parti tue, qui si mettevano in scena gli scherzi, e diventava tutta un'atmosfera per cui si scherzava a primavera. Chi riceve gli scherzi non ride, mi piace ricordare una canzone nella quale si diceva sempre: riderà, 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 com'era? Riderà, riderà, riderà. Tu falla ridere perché riderà, riderà. Bravi ragazzi, sapendo che c'era la De Sio, l'ho presa molto alla lontana questa storia, però è il primo aprile, tra parentesi è il compleanno di mio fratello, quindi che è nato il primo aprile, che non è uno scherzo, ma non è questo.
Giuliana ha incrociato nel 92 Nanni Loi con un bel pezzo teatrale, I crimini del cuore, se crimini non sbaglio. I crimini del cuore, sì. E vedi, siamo poi, mi ricordo che è stato un buon successo, tre donne in scena, tu protagonista, assieme alle altre comunque protagonista, e Nanni Loi, per quello che riguarda la televisione italiana, è stato uno dei padri degli scherzi. Nel 64... Candid Camera. Te lo ricordi? Specchio Segreto. Specchio Segreto. Ha portato la Candid Camera e praticamente girava... vedo tua suocera interessatissima, sono contentissima. Compensa per la famiglia, professore. Sono contentissima. Compensa sono per la famiglia. E beh, dicevo, porta questa Candid Camera. Lui non era così riconosciuto come del resto Monicelli. Quindi, certo. Chi sapeva che erano i Loi. Per il pubblico non ha nessuno. E faceva questi scherzi meravigliosi. Ce l'abbiamo qualcuno? Ce l'abbiamo qualcuno, però, per esempio, so, fuori Regina Celi andava a intervistare i detenuti. A un certo punto, in una giornata di pioggia come oggi, si fa accompagnare con l'ombrello e scappa via. Guardiamo questo. Signora, mi posso riparare un momento, per favore? Grazie. Aspetti che lo porto io perché sono... Lo porto io. Oh, perché... grande. Sì, di qua. Aspetta che... È attento alla pozzanghera, Bella giornata, eh? Ah, sì, è di faccia. Dica lei. Te lo porto io che sono più alto. Va bene. Va giù di qui? Io vado giù di qui. Va bene, buongiorno, signora. L'ombrello no. No, diciamo, no, ma nessuno, la, no, ma guarda, che va. No, c'è una cosa molto interessante, perché io conosco benissimo questa serie, che era meravigliosa, molto interessante, che la gente allora era molto diversa. Certo. Cioè, le persone non... Lui faceva delle cose terribili. Un'educazione. Oggi una cosa del genere lo metterebbe a rischio, ma certo, fisicamente proprio. Cioè, tu pensa che addirittura, non l'ho portato, faceva la zuppetta nel cappuccino di un interlocutore, di un cappuccino di un altro. E devi vedere bellezza, sì. Vedi, Giuliana, sono contento di questo, perché devi vedere come partecipava. Cioè, ma non me lo fai vedere, non l'ho mai visto. Ho capito, ti ho portato questo, poi sai, i tempi sono quello che sono e Pasquetta. Va bene. E lui addirittura gli lasciavano il cappuccino, cioè, vabbè, lo prenda lei. Quindi è un'altra Italia, è un'Italia da cui dovremmo imparare, ecco perché io insisto sul fatto, guardiamo il passato. Ma sull'educazione, professore. Dimmi. Come si fa sull'educazione? Che vuoi fare? Ma oggi siamo tutti quanti social, perlomeno io no. Ti ho detto tante volte che io sono a social e sono... Per favore, che qui abbiamo Belen e Chiara Ferragni. In una ce ne sono due. Ecco, pensa che io sono vaccinato contro l'influencer, quindi non... Dopo te la presento, Amelia. Magari, non vedo l'ora. Ecco, Amelia sì. Dicevo, televisione italiana compie 70 anni. Nel 59, giugno 59, due grandissimi attori, Alida Valli e Enrico Maria Salerno, qui... Avviatorato a fare uno scherzo drammatico, uno scherzo. Lei sta recitando I figli di Medea, quella che vedete, Alida Valli. Le fotografie sono brutte perché sono fotografie di scena, quindi sono originali, è evidente che è così. Lui, finto regista Maiano, irrompe in scena con una pistola dicendo è mio figlio, lo rapisco io. Era tutto finto, solo che si va a ripetere quello che era stato con Orson Welles, La guerra dei mondi, si crea il panico in Italia, addirittura fuori qui da Via Teulada vengono a cercare di picchiare Enrico Maria Salerno, quindi fu un caso incredibile, ma siccome nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, noi oggi vediamo scherzi a parte continuamente. Amici, è nata qui. In televisione, da noi, in Rai, 1976, Marcello Marchesi, grande autore di teatro, inventa questo Ma che scherziamo, dove una compagnia con Gianni Agus in prima persona facevano gli scherzi con Raffaele Pisu, Elisabetta Viviani, tante altre persone, facevano questi scherzi che naturalmente tenevano occupato il pubblico. Questo l'abbiamo fatto partendo da Nanni Loi, come un omaggio a Giuliana, per vedere che in fin dei conti, scherzando, le cose possono portarsi con allegria. Vi saluto con questo Ma che scherziamo del 1976. Grazie professor Brocco, grazie a Giuliana Desio di essere stata con noi. Un bacio ad Haber, visto che domani è in scena con Tempuglia. Sì, un bacio. Ma sì, baciamolo. Baciamolo, vai. Ma che scherziamo? Vediamo. Mi spiace, ma
Io non ci sto, se io avessi letto questa clausola non sarei venuto qui, ma che scherziamo, dico, io sono una persona seria, quindi tanti saluti e ciao. Venga qui, non si allarmi, signore, via, non faccia così. No, e poi non è detto che debba capitare qualche cosa proprio a lei. No, sa, perché io gli scherzi non li accetto, io al massimo li faccio. È permaloso. Sì, sono per maloso. Poco spirito. Sì, vabbè, insomma, ci sono quelli che non li accettano. Cosa fa con quella forbice? Beh, ma niente, taglio una cravatta, è uno scherzo che ormai conoscono tutti, è vero. È uno scherzo. Vabbè, ma sì, ormai lo conoscono tutti. Sto scherzo, cosa ormai? Io me ne... È una cosa questa qui che io. È uno scherzo questa qui che conoscono tutti. E lei va girando con due cravatte? Sì, sì. Sì, perché vede, prima o poi trovi sempre qualcuno che te ne taglia uno. No, no, cosa fa? Cosa fa? Beh.